Salve, oggi mi serve una racla. E per chi non sapesse cos'è una racla, è praticamente una specie di raschietto, un grosso raschietto che si usa in genere per serigrafia o per edilizia, insomma, una cosa molto semplice, tutto sommato, niente di particolare, si può fare facilmente. Anche il costo è veramente modesto, per cui uno potrebbe anche comprarselo. Comunque, siccome per farlo ci vuole veramente pochi minuti, uno se lo può fare a misura desiderata. Passerò a farne uno che mi serve una cinquantina di centimetri, per cui mi sono procurato un asse di legno qualsiasi, abbastanza larga in modo che si possa impugnare con sicurezza, e quindi vado a tagliarlo. Un pezzo l'ho già tagliato, quest'altro sarà pronto a minuti. Eccolo qua, la misura c'è, pronto. Adesso abbiamo le due parti uguali, saranno praticamente il nostro manico, diciamo così. Abbiamo bisogno adesso della parte che verrà poi strisciata sul nostro lavoro. Può essere gomma, plastica, spugna, una cosa qualsiasi, possono essere pezzi di vario genere, non è importante. L'importante è sapere cosa uno vuole fare, naturalmente. A me adesso interessa un pezzo di gomma che sia abbastanza morbida e allo stesso tempo sia anche dura, insomma, non sia troppo cedevole come potrebbe essere, che so, la spugna. Quindi mi sono procurato un pezzo di gomma abbastanza duro. In genere, come dicevo, queste racle vengono usate in serigrafia proprio perché si riesce poi a tirare l'inchiostro serigrafico sul nostro telaio. Di queste ne ho fatte veramente tantissime quando facevo serigrafia tanti anni fa, per cui so più o meno il risultato che uno riesce ad ottenere. Ecco, quindi possiamo usare, diciamo, una parte molto corta, oppure se vogliamo una parte più lunga sarà naturalmente più cedevole e lascerà anche molto più colore, in quanto cedendo sul tessuto, sulla tavola, su quello che noi vorremmo usare, sarà, essendo più cedevole, lascerà anche più colore. Quindi questo poi dipende dagli effetti, dalle cose che vogliamo ottenere. Io adesso non voglio una cosa molto, molto cedevole, per cui lascerò, diciamo, un paio di centimetri. Controllare 2 centimetri. Ecco qua. 2 centimetri ci sono. Ecco, a posto. E ammorsettiamo, così non si muove niente. Ci siamo, adesso non resta che bloccare il tutto in maniera definitiva e il lavoro poi è fatto. Ma come vedete è veramente semplice, è alla portata di chiunque, difficoltà zero. Non metto colla, non metto niente che possa essere, diciamo, definitivo, in quanto posso sempre poi eventualmente togliere questa gomma e utilizzare le stesse tavolette per altre soluzioni. Ecco, adesso gli diamo una leggera lisciatina, giusto che ne vada un po' di pelo. Questo naturalmente va impugnato così, si tira e si stende la vernice con lo smalto, quello che dovrebbe essere il nostro, il nostro lavoro al momento. Quindi naturalmente ne ho fatto anche un altro, questo è rigido però, come si vede è un pezzo di plexiglass abbastanza sottile. Anche con questo qui mi serviva anche una misura un po' più piccola. Ho fatto un foro per appenderlo, così
non mi sta tra le scatole troppo spesso. E questo farò la stessa cosa, lo vado là, faccio un bel buco. Bene, adesso ne ho un paio, poi eventualmente ne farò uno un po' più piccolo, così ho tutta una serie di questi attrezzi, di queste racle. Questa è da 35 e questa è da 50. Beh, oltre alle racle che vi ho fatto vedere durante la costruzione, questa qui col profilo di plexiglass molto sottile e quest'altra col profilo di gomma, all'inizio sono veramente facili da fare, queste le ho già usate subito perché mi piaceva l'idea. Ci sono poi anche quelle, diciamo, non adatte all'uso professionale artistico, però si possono naturalmente sfruttare. Sono queste che si usano per stendere la colla per il mattonello. Queste hanno denti quadrati, una parte lunga, una più corta e poi una parte liscia che potrebbe essere vantaggiosamente usata. Poi ci sono anche quelle, diciamo, adatte proprio allo scopo. Pensate, questa è di plastica, molto economica, ha denti, vedete, di plastica regolari quadrati e qui sempre di plastica, tutta la zona, tutto il pezzo di plastica. Questo ha denti tipo pettine e questa zigrinatura tonda è adattissima per fare un finto legno. Col colore si tira, vabbè, poi eventualmente qualche volta li faccio, ma è roba di artigianato, insomma, niente di artistico veramente. Poi se avete bisogno di un qualche cosa di sagomato, ecco, qui avete una racla con denti sagomati. Non so se si riesce a notare, vediamo se prendo un qualche cosa, ecco, forse qui si vede meglio. Ecco, ha dei denti che sono stati fatti con una lima, un seghetto, niente di straordinario. E anche questo qui serve per fare delle linee non proprio regolari, si possono sagomare in tantissimi modi. È veramente interessante anche l'utilizzo di questo tipo di racla. Se non avete tutti questi attrezzi che sono fenomenali e introvabili, naturalmente al solito ve lo potete fare da soli. Prendete un pezzo di cartone, come avete visto prima, eccolo qui, un pezzo di cartone, ve lo sagomate come volete, con denti larghi, stretti, ravvicinati, come volete, una cosa più semplice del mondo. Ve lo tagliate con le forbici, quindi fate i vostri ritagli, i vostri triangolini e vi sagomate, ecco qui, vi sagomate la vostra racla, come piace a voi, come vi riesce, come viene, eccetera. Se il segno è troppo largo, troppo stretto, com'è, ve lo sagomate diversamente. È molto semplice, anche questo qui non crea problemi. Naturalmente poi si bagna, non è che lo utilizzerete per molto tempo ancora, però può essere che lo utilizzate proprio il tempo che vi serve per la vostra opera d'arte. Quindi, nient'altro da aggiungere, divertitevi a fare queste cose perché sono veramente intriganti e si riesce a fare delle cose veramente interessanti. Non altro da aggiungere, come al solito, quindi giocate, divertitevi, provate, soprattutto siate felici. Alla prossima, ciao!